Ecclesia, quotidiano di informazione religiosa a cura di Alessandra Giacomucci. Io mi sono sentito davanti a un fratello e anche lui mi ha detto lo stesso. Due vescovi che parlano sulle situazioni delle loro chiese, secondo sulle situazioni del mondo, delle guerre, dell'ortodossia, del prossimo sinodo panortodosso. Io vi dico davvero, io sentivo una gioia interiore, era proprio del Signore. Una volta io ho detto che se l'unità si fa nello studio, studiando la teologia e questo, ma verrà il Signore e ancora noi staremo facendo l'unità. L'unità si fa camminando, che almeno il Signore quando venga ci trovi camminando. E abbiamo voluto aprire con le parole di Papa Francesco nel suo viaggio da Cuba a Città del Messico, questo primo approfondimento nel nostro quotidiano di informazione religiosa del viaggio del Papa che si è aperto ieri con questo storico abbraccio a Cuba tra Francesco e il Patriarca Kirill. Buongiorno da Alessandra Giacomucci, studio Daniele Paggi in regia. Lei, noi abbiamo raggiunto Enzo Bianchi è il priore della comunità ecumenica di Bose, lo avevamo sentito proprio nel giorno dell'annuncio di questo storico abbraccio e siamo tornati ad incontrarlo anche oggi per chiedergli un suo commento a questo storico incontro. Ma è stato un incontro decisivo per il futuro dell'ecumenismo e per i rapporti tra le due chiese, perché non possiamo dimenticare che è un incontro aspettato da 50 anni, da quando il Papa ha incontrato il Patriarca di Costantinopoli, la seconda personalità dell'ortodossia che avrebbe dovuto incontrare era il Patriarca di Mosca, invece ha incontrato tutti gli altri patriarchi delle chiese orientali e delle chiese ortodosse, ma questo non era stato possibile. Quindi l'accelerazione di questi ultimi 3 mesi è stata davvero un miracolo, una serie di coincidenze, un lavoro fatto a lungo con perseveranza sia da parte cattolica che anche da parte del patriarcato ha permesso questo incontro in una forma inedita, ma che prende ancora di più significato perché in qualche misura mostra la volontà di incontrarsi ad ogni costo tra fratelli. Che cosa l'ha colpita di più di questo abbraccio? Ma dell'abbraccio mi ha colpito molto la commozione di Papa Francesco e il fatto che Papa Francesco abbia insistito sull'insieme, dobbiamo fare le cose insieme, mai uno senza l'altro, non separati, ma camminando insieme si fa l'unità, camminando insieme possiamo conoscerci meglio e appianare le eventuali difficoltà. Quindi indubbiamente questo impegno da tutte e due le parti, sancito anche dalla dichiarazione, è di molta importanza per tutta la cristianità. Nel documento, ma anche in quello che poi il Papa e Kirill hanno detto successivamente, è forte anche il richiamo a questo all'ecumenismo del sangue. Ecco, l'insistenza con cui Papa Francesco nel suo pontificato ha sottolineato questa realtà, ha contribuito a questo incontro? Certamente sì, perché non dimentichiamolo che l'ecumenismo del sangue è soprattutto pagato dai cristiani ortodossi e orientali in queste zone del Medio Oriente. Sono loro che hanno il maggior numero delle vittime, dall'Egitto ai copti, alla Siria, all'Iraq, insomma sono piccole comunità di antichissime chiese, ma e molti sono anche di loro delle chiese cattoliche, seppur di quei riti. Quindi c'era un interesse da parte sia dell'autorità ortodossa sia da quella cattolica di dire una parola che sia di difesa,
che sia un urlo che chiami quelli che hanno il potere politico, li richiami a un'opera di pace di questa zona, li richiami certamente a fermare questo terrorismo sempre più disperato e sempre più dilatato, ma che metta fine a questo esodo di cristiani da quelle terre, che presto saranno terre in cui il cristianesimo è solo un ricordo delle pietre, non ci saranno neanche più le chiese, e sia veramente possibile che non vengano martirizzati così ogni giorno. La Russia, d'altronde, anche lei è presente in quella zona, quindi la Chiesa ortodossa russa ne tiene conto, e insieme si tratta di premere sulle autorità per un'opera di pace e perché cessi ogni violenza. Enzo Bianchi, a giugno ci sarà il Sinodo Panortodosso, anche questo è un evento in qualche modo nel cammino della Chiesa ortodossa. Questo incontro di Papa Francesco in questo orizzonte che cosa significa? Ma significa molto, nel senso che i primati delle chiese ortodosse si ritroveranno, ma dopo che il patriarca ortodosso ha segnato un passo con l'ecumenismo, lo ha confermato, lo ha accettato in pieno, tutto questo farà sì che ci sia più sinfonia tra gli ortodossi stessi e che non ci siano più riserve. E poi il patriarcato di Costantinopoli ha esultato, ha pregato per questo incontro, mostrando che non c'è nessuna concorrenza tra la nuova Roma e la terza Roma. Tutto questo è solo positivo e credo che aiuterà a fare dei passi avanti più spediti anche gli ortodossi nel loro interno sui temi che sovente sono temi difficili, sono temi che creano delle tensioni, quelli della giurisdizione delle loro chiese, soprattutto tra gli immigrati all'estero. Ieri il Papa, così con un sorriso, ha detto che Cuba potrebbe diventare la capitale dell'unità, se l'aspettava? Sì, sì, beh, questa direi che è una benevolenza del Papa, ma è vero che il Papa a Cuba è riuscito a mettere pace tra Stati Uniti e Cuba e quindi a rimettere Cuba all'interno del mondo delle Americhe come un partner che non è più al di fuori, quindi un'opera di pace straordinaria. Qui è riuscito a rappacificare e dare dei segni di riconciliazione con la Chiesa russa anche tramite, bisogna dire, il governo di Cuba che ha favorito questo incontro. Tutto questo è una grande grazia e Cuba piglia il significato di grande pace. Un'ultima domanda, Enzo Bianchi, lei che ha speso la sua vita, tutta la sua preghiera per l'ecumenismo, ecco, come ha vissuto questo incontro? Ma ringraziando il Signore, direi con una grande commozione nel cuore, ringraziando il Signore che mi fa vedere nelle anzianità quello che non avrei mai pensato di riuscire a vedere. Enzo Bianchi, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi. E noi davvero ringraziamo il priore della comunità ecumenica di Bose, Enzo Bianchi, che ci ha guidato un pochino a rileggere questo incontro.